Ciao ciao a tutti, benvenuti in questo video nel quale oggi vi parlo del nuovo profumo di Coco Chanel nella versione Intense. Ve l'ho già annunciato ancora nel video sui profumi migliori del 2018, usciti nel 2018, ed eccomi qui per parlarvene. Questa è la sua confezione in bianco e oro. E questa è la bottiglietta, sempre sono molto ben confezionati con questo cartone che riproduce il disegno in rilievo di un flacone, e questo è il flacone del Coco Mademoiselle Intense. Allora, che dire, per quanto riguarda la bottiglietta ci sono delle piccole differenze. Per esempio l'etichetta è bianca con le scritte oro, mentre nel Coco Mademoiselle tradizionale l'etichetta è trasparente. Nell'Intense il tappo è trasparente pure, e nel Coco Mademoiselle invece è abbastanza opaco, è di un bianco opaco. E qui appunto poi c'è sotto la scritta Coco Mademoiselle, sotto la scritta Coco Mademoiselle c'è scritto Eau de Parfum Intense. Infatti è una versione Eau de Parfum, ma davvero molto molto intensa, perché è un profumo che ha la caratteristica di avere una buonissima proiezione, una grande durata, è bello intenso, dura per ore sulla pelle e fa anche una buona scia. Quindi per quanto riguarda tutte queste caratteristiche direi che lo promuovo da subito a pieni voti. Questo profumo ha impiegato 4 anni per essere formulato, quindi è frutto di una ricerca non da poco, e è stato formulato da Polge, da Oliver Polge, il figlio di Jacques, mi pare si chiami Jacques, il padre, che ha preso in mano le sorti di Chanel, della casa Chanel, per quanto riguarda la profumeria. È un profumo orientale, floreale, e direi rispetto all'originale è un profumo ancora più orientale per alcune note caratteristiche, soprattutto nelle note di base, di cui sto per parlarvi. Per quanto riguarda l'apertura, abbiamo delle note agrumate con bergamotto, con arancia, ma soprattutto è l'arancia di Sicilia quella che si avverte di più nelle note agrumate. Quindi c'è questa bella apertura energizzante, tipica proprio anche dello Chanel Mademoiselle classico. In questo si sente proprio il DNA. Poi, man mano che il profumo si evolve, si cominciano a sentire le differenze. Vi dico ancora qualcos'altro sulle note di testa. Abbiamo il limone di Calabria nelle note di testa, però la nota che secondo me prevale è proprio l'arancio. Per quanto riguarda le note del cuore, abbiamo rosa, gelsomino e note fruttate. Però anche qui, come note di cuore, molto simile sempre all'originale, abbiamo la rosa e il gelsomino, che sono le note che più si sentono, e assomiglia un po' di più al vecchissimo Coco Mademoiselle Eau de Toilette che io ho ancora nella mia collezione. Sto parlando di un profumo che io conservo ancora a 15 anni sicuri, quella versione lì di Eau de Toilette, che pur essendo un Eau de Toilette era molto molto intensa. Mi ricorda molto questa versione del Coco Mademoiselle Intense. Invece tutto cambia nelle note di base, che sono patchouli, fava tonka, vaniglia del Madagascar, labdano e muschio bianco. Soprattutto il patchouli è un patchouli ancora più intenso, ancora più cremoso, più corposo, e anche qui è stato estratto questo patchouli con delle modalità diverse rispetto a quello utilizzato per il Coco Mademoiselle classico.
E a me piace tantissimo la nota del patchouli, l'amo davvero, quindi mi fa molto piacere sentirla tra le note di fondo, con una vaniglia ancora più spiccata che fa virare questo profumo un pochino verso il gourmand. Sto parlando di una punta di gourmand che ci fa ricordare vagamente profumi come l'Interdit di Givenchy, come la Vie Belle, però vagamente, quindi c'è questa punta di gourmand, però assolutamente non lo definirei un profumo dolciastro, dolce, ma ha una punta di questo, ecco. Ed è un profumo, secondo me, estremamente elegante, un profumo elegante come tantissimi profumi della casa Chanel. Adatto soprattutto alla stagione calda, alla stagione invernale, proprio per questa sua intensità, per questa sua presenza che ce lo fa sentire addosso. È un profumo questo che veramente si distingue. E forse anche per questa sua punta di gourmand viene ad essere un profumo magari un pochettino più giovanile. A me piacciono entrambi, io adoro sia il classico che questo. Vi dirò che al mio compagno piace di più la versione Intense, per esempio. Io glielo ho fatti sentire entrambi e lui ama di più questo. Però il mio cuore batte ancora per il Coco Chanel classico e l'altro mi piace molto per portarlo proprio nella stagione primaverile, quando iniziano i primi caldi. Sono profumi i Coco Mademoiselle, sia Eau de Toilette che classico, che questo L'Intense, che mi danno la carica. Un profumo che mi fa sentire quasi più energica e che a me piace perché lo sento come un profumo quasi che mi dà sicurezza quando devo affrontare una situazione particolare, una situazione particolarmente importante. Per esempio, se io dovessi avere un colloquio per un lavoro, per un qualsiasi motivo per me importante, questo è un profumo che mi dà positività nel relazionarmi con gli altri, ma questo è l'effetto che a me fa Coco Chanel. Devo essere sincera che i Coco Chanel sono i miei preferiti, i Coco Mademoiselle, no, non il Noir, e secondo me è anche quello più facile da portare, più amabile rispetto magari a uno Chanel 5 che io metto quella volta 2 proprio quando ho una situazione veramente molto formale, molto elegante. Questo sì mi aiuta ad affrontare le situazioni formali come per esempio un colloquio, però mi fa sentire più giovanile, più energica. È un'altra sensazione, ecco, quella che mi dà. Insomma, non lo vedo come un profumo da collana di perle, come per esempio lo Chanel 5 da vestito, da sera, da gala, ecco, può essere molto ma molto più portabile. Quindi sto parlando veramente di un profumo che io amo da tanti anni. Il Coco Chanel, soprattutto il classico, secondo me ha fatto epoca, ha segnato un'epoca e si è fatto sentire tanto sulla pelle di un sacco di donne, soprattutto negli anni 90, che sono stati gli anni della mia giovinezza, del top dei 30 anni della mia giovinezza, quindi segna un'epoca, ha fatto epoca, si potrebbe quasi fare una storia sociologica dei profumi, una storia sociale attraverso il mondo degli odori, e questo in quel libro e in quella storia non potrebbe non entrare. Per alcuni è un profumo magari quasi snobbato proprio perché si è sentito tanto addosso a moltissime persone e è stato copiato, ricopiato, ne sono stati fatti un sacco di dupe, e quindi magari tanti, portando un profumo come il Coco classico, il Coco Mademoiselle classico, si sentono poco speciali, lo sentono come un profumo poco originale. Io sinceramente, quando trovo che un profumo sia buono, non mi interessa che ce l'abbiano tante persone, perché se un capolavoro è un capolavoro, io lo porto con grande piacere. Sarebbe come dire che una canzone di Beethoven, perché è stata utilizzata nella pubblicità
dell'olio o che ne so, del bagnoschiuma, smetti di essere un capolavoro di Beethoven. E lo stesso vale per la profumeria. E purtroppo è quello che succede per profumi che sono delle opere d'arte, come per esempio un Alien di Mugler che veramente si sente per le strade a volte, portato un po' da tutti. E così per Coco Mademoiselle, però ha conquistato i cuori di molte donne e soprattutto ha fatto epoca e si è sopravvissuto fino ad oggi, riformulato e copiato, un motivo ci sarà. Quindi veramente complimenti all'autore di questo profumo, di questa meravigliosa fragranza. E direi che con questo è tutto. Senz'altro vi consiglio di annusarlo, di provarlo. Per me vale la pena averli anche entrambi, perché comunque sono due profumazioni diverse. E senz'altro però provandolo, perché il costo di questo profumo è abbastanza elevato, perché parliamo di un 95-100 euro per quanto riguarda un 50 ml, arriviamo sui 130-140 euro per quanto riguarda la versione 100 ml. I prezzi di Chanel sono generalmente standard, sempre quelli, e ogni tanto si riesce magari ad avere qualche sconto in qualche occasione molto particolare, ma è più difficile trovarli in offerta rispetto agli altri brand e altre case profumiere. E questo è tutto per questo meraviglioso profumo e spero che questo video vi sia utile, soprattutto che vi sia piaciuto, e fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se l'avete provato e ce l'avete nella vostra collezione di profumi. Un bacio a tutti, oggi con la mia postazione, con dietro gran parte della mia collezione di profumi. Spero che questo video tra l'altro sia venuto bene, perché mi sono un po' sistemata in questa zona, anche se le luci non sono proprio perfette, ma cercherò di migliorarle nei prossimi video. Ciao a tutti, un abbraccio!